in collaborazione con WeatherTech Europe, non il solito tappetino. Buonasera a tutti e benvenuti alla puntata numero 10 di 91esimo minuto. Anche questa sera c'è tanta carne al fuoco perché tanti sono gli argomenti che ci ha lasciati in eredità l'ultima domenica giocata sui campi di calcio dilettanti. Il fulcro della puntata sarà ovviamente quanto successo a Campagnola nel corso del derby tra i padroni di casa e l'Arcetana, ma andremo poi anche ad analizzare quelli che sono i momenti magici di squadre come ad esempio Brescello, Bibbiano San Polo e perché no, più dentro possibile nella crisi che pare davvero senza fine del Rolo. Da dove iniziare? Ovviamente andando a salutare la nostra Valentina. Allora, ciao Valentina, ben ritrovata. Ciao Alessio, ben ritrovata a te, ben ritrovati a tutti voi. Allora, cominciamo andando a entrare un po' più nello specifico della puntata e poi presentiamo gli ospiti. Oltre agli argomenti da te toccati questa sera, ci andremo a vedere insieme ben 8 partite, ascoltando anche le parole di alcuni dei protagonisti. Ci sarà poi spazio, come sempre, per fare il punto della situazione dei campionati dalla Serie D fino alla terza categoria. Ma questa sera, infine, c'è una sorpresa perché andremo a dare qualche chicca di calciomercato verso la fine. Ma andremo a fare tutto questo con i nostri ospiti di questa sera e sono qui con noi il nostro amico Guido Sani. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao Guido. Ciao. Il direttore sportivo del Bibbiano San Polo, Ivan Galaverna, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. E il capitano dell'Ariese, Alessandro Borghi. Buonasera, buonasera a tutti. E dall'angolo web, come sempre con noi, c'è calciomercato.com. Questa sera con noi Gianluca Sbrocchi, calcio reggiano, scusami. Buonasera a tutti. Che diventerà calciomercato nella seconda parte. Vi ricordo il numero degli sms WhatsApp, come sempre 380-6811-021, vi aspettiamo numerosi. Bene così, Val, io direi di cominciare subito a vedere dei gol. Andiamo subito a vederci allora la Serie D, andiamo a vedere Lentigione-Ravenna con a seguire interviste a mister Zattarin, sì, e a Giacomo Nava. Tre prodezze di Nava, altrettante buone occasioni non sfruttate dagli ospiti che reclamano anche due rigori e nonostante un dominio costante si devono accontentare alla fine di uno 0-0 che premia solo la caparbietà del Lentigione, in partita fino alla fine. E sono infatti i padroni di casa a sorridere del risultato. Nonostante la perdita del primato in campionato a vantaggio dello Scandicci, prossimo avversario in campionato, Savi e compagni mantengono l'imbattibilità casalinga che dura dal 17 gennaio. Si parte subito con un episodio contestato dal Ravenna. Dopo un paio di minuti, Traoré si accartocci in area sul profondo cross dalla destra di Ballardini. Per Catastini è tutto regolare. E quindi Zitarciuk, al settimo, ad aprire le ostilità con un destro rasoterra che sfiora il palo. Il Lentigione, a questo punto, capisce che tipo di partita dovrà fare per contenere un Ravenna che si carica e continua a premere. Al 12esimo, Leli intercetta un pallone corto e dai 20 metri esplode un destro che lambisce il palo, con Nava fuori causa. Sempre Ravenna a comandare le operazioni. Al 26esimo ci prova Ballardini, rintuzzato in angolo, e al 31esimo Nava si supera e vola all'incrocio a deviare in angolo la punizione a giro di Innocenti. Il Lentigione fatica a mettere in moto il duo d'attacco Miftà Pandiani, ben controllato dalla difesa giallorossa. Per cui l'unica occasione del primo tempo arriva sull'asse Savi-Roma con il tiro di quest'ultimo non potentissimo e che trova attento Venturi. Nella ripresa il Ravenna non cambia musica e continua il suo forcing, ma il Lentigione si fa trovare pronto e alza la trincea. Al 13esimo altro episodio contestato dal Ravenna. Angolo di Forte, capocciata di Zuppardo che Nava sventa distinto, Venturini raccoglie e quasi sulla linea trova il braccio di Ferrara. Proteste dei giocatori giallorossi e del pubblico ravennate, giunto numerose, ma l'arbitro non ritiene il fallo volontario e da rigore. L'azione del Ravenna si fa a questo punto più rabbiosa e al 19esimo Luzzi cerca l'incrocio, ma ancora Nava, decisamente il migliore in campo per il Lentigione, è prodigioso e risolve la situazione. Ancora Luzzi al 29esimo, ma il tiro è impreciso e il Ravenna comincia a perdere le speranze. Poi Innocenti in tuffo, impatta un cross dalla tre quarti. Nava c'è ancora e di fatto mette la parola fine alle speranze degli ospiti. L'assedio finale non porta frutti e il Lentigione può a ragione congratularsi con la propria retroguardia, mentre il Ravenna è costretto a masticare amaro.
dire che la squadra costruisce quel che può, ognuno, come ho già detto settimana scorsa, cerca di fare il meglio possibile, io cerco di farlo, e a volte viene bene, a volte meno bene, si fa il possibile, tutti hanno dato il 100%, quindi è stato un buon risultato con un ottimo Ravenna. Gli episodi, grande protagonista sei stato in occasione appunto sia nel primo che nel secondo tempo, c'è stata qualche contestazione, però le tue parate hanno fatto la differenza. La ringrazio, chiaramente come ho detto settimana scorsa sarebbe stato meglio una parata in meno, magari riuscire a vincere, però l'importante a squadra forte è quella che quando non può vincere non perde, quindi oggi è andata bene. Devo fare i complimenti ai ragazzi, anche perché dopo la partita di domenica non era facile, trovavamo una squadra con grande struttura fisica, con grande qualità e lo sapevamo e siamo stati bravi a portare a casa il risultato e soprattutto a non prendere gol, che era la cosa che in questo momento prendevamo gol con troppa facilità. Infatti guardando all'inizio della partita lo score del Ravenna, 8 gol fatti, 5 subiti, grande difesa però attacco non fortissimo. Voi siete stati bravi voi ad arginare l'attacco questa volta. Sì, anche se loro in qualche difficoltà, abbiamo avuto qualche difficoltà, ma ci sta, anche perché loro sono squadra molto strutturata, però siete stati bravi perché sappiamo anche soffrire. Qui la cosa che sono più contento di anche perché dopo una sconfitta è sempre difficile ripartire, oggi siamo ripartiti bene. Prima di cominciare con la disamina di questa partita voglio ricordare la lodevole iniziativa che si tiene tutte le volte che il Lentigione gioca in casa. Valentina, se ci puoi parlare di qualcosa. Sì, assolutamente, con l'intenzione di affermare il gioco del calcio come ineguagliabile elemento di aggregazione del territorio ed efficace veicolo di esempi e valori morali da diffondere in modo particolare alle nuove generazioni, il Lentigione Calcio ha elaborato il progetto Energia per lo Sport. L'iniziativa si pone la finalità di avvicinare i bambini al mondo del calcio. Rientra all'interno del progetto ideato da Immergas Energie per la Scuola, produrre meglio, consumare meno, nato con l'obiettivo di informare e formare circa i temi dell'efficienza energetica e delle energie rinnovabili. Domenica 13 novembre, in occasione di Lentigione Ravenna, hanno partecipato 22 ragazzi della scuola calcio Audax di Poviglio, insieme al vice sindaco Sergio Cecchella. Bene, così allora direi di cominciare a parlare di questo deludente 0-0 del Lentigione con il Ravenna, che ha rischiato di perdere perché Ravenna recrimina per un rigore non dato e di fatto è costato la vetta della classifica agli uomini di Zattarin, non più al primo posto ma secondi, sorpassati dallo Scandicci, che affronteranno domenica nel big match. Guido? Ah sì, Zattarin lo conosco bene, è bravo in questi momenti, è molto bravo, un allenatore molto esperto, ha detto mi tengo buono il punto. Certo è che il Lentigione non è più brillante in queste due ultime partite, non è stato brillante come lo era prima. Io ero a Correggio quando ha giocato il derby con la Correggese e in campo praticamente non è esistito, come poi ha detto anche il mister alla fine. Qui con Ravenna ho visto che Ravenna ha dominato, cioè comunque ha avuto delle belle occasioni, quindi, però sicuramente è un Lentigione che è leggermente in calo rispetto a prima. Adesso poi domenica prossima andrà a Scandicci e lì c'è la prova sul campo della sorprendente a Scandicci, vedremo la prova, esatto, vedremo se sarà proprio, diciamo, un momento, è stato solo un momento passeggero, e quindi penso che Zattarin con la sua bravura saprà superare questo momento, che è un momento un po' delicato per il Lentigione. Certo. Io voglio ricordare che il Lentigione era primo da solo dalla sesta giornata, quindi ha fatto direi quasi un mese in testa alla classifica prima di cederla allo Scandicci. Parliamo ovviamente anche della Correggese che ha perso 5-2 in quel di Rovigo, affondata dall'ex di turno Nicola Ferrari. Anche qui Guido sembrava essersi ripresa, un debordante 3-0 al Borelli proprio contro Lentigione. Abbiamo qua Mifta la settimana scorsa, ha detto praticamente non siamo scesi in campo, e poi 5-2 in casa del Rovigo. Ma questo è questo girone di serie di quest'anno, cioè la Correggese ha perso con la Collegiana ultima in classifica, Limolese domenica ha perso in casa dal Poggibonsi che era ultimo in classifica, cioè non è più il girone di dell'anno scorso dove c'era il Parma che è partito e andato e dove c'erano il Bellaria, la Fortis Juventus e adesso quell'altra non me la ricordo, non mi viene in mente in questo momento, che erano rimaste staccate. Adesso è un campionato molto equilibrato dove tutte le domeniche
puoi vincere o perdere da tutte. È una classifica anche molto corta, molto come corta, vedrai. Molto corta, credo e che quindi... in 3-4 punti si va dai limiti dei play-out ai play-off praticamente. Certo, e quindi è questo il campionato, questo, quest'anno di Serie D, questo girone D, dove puoi vincere da tutti e perdere da tutti, quindi bisogna sempre stare molto sul pezzo. È per questo che Zattarini è stato bravo nel dire mi porto a casa il punto, perché il punto è importante, importante. Anche il punto in un campionato così, cioè è un campionato che non... Certo è che la Correggese, vedendo il risultato, uno dice beh, ha vinto 3-0 con Lentigioni in modo debordante, abbastanza ampio, puoi prendere 5 gol, anche se poi è stata una partita che è stata condizionata molto dall'espulsione di Bovi, certo, dopo 35 minuti, certo, e rimanere in 10, perché poi gli ultimi 2 gol della, diciamo, del Tarovigo sono venuti negli ultimi minuti, sì. Okay, nel finale di partita. Gianluca, vengo da te subito, so che ci sono anche dei convocati in rappresentativa di Serie D, se non erro. Sì, allora, sono il portiere della Correggese e il centrocampista del Lentigione, che sono Guido Sciogliano. Burama Same, che è, esatto, centrocampista del Lentigione, e Tomasi Franca Bandiera, Franca che è il portiere Bandiera, della, esatto, Correggese, della Correggese, che sono stati primo chiamati, raduno, sì, stagionale, esatto, della rappresentativa di Serie D. Era tutto il centro-nord. Una curiosità così, c'era anche un 2000 delle, sì, Union Feltre, quindi questo è molto positivo, portare un 2000 in rappresentativa, certo, assolutamente. 97, 98, 99, 2000 e 2000. Bene, e così, 2000. Bene così, chiudiamo il discorso sulla Serie D, apriamo quello sulla promozione. Valentina, cosa ci andiamo a vedere? Andiamo nel girone A, Bresciano Langhiranese, e girone B, Scandianese Solierese. Il Brescello dilaga nella gara interna con la Langhiranese, centrando la sesta vittoria nelle ultime 7 partite. Unica battuta d'arresto il pareggio con la capolista Pallavicino. Ma la partita per i ragazzi di Mister Piccinini comincia in salita. Al decimo, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, Ughetti indirizza uno spiovente a centro area. Nessuno riesce ad arrivare sulla palla che beffa Oppici infilandosi sul secondo palo per il vantaggio della Langhiranese. Il Brescello non si scompone e si butta in avanti alla ricerca del gol. Al 18esimo Di Maio di testa su calcio d'angolo alla palla del pareggio, ma non riesce a inquadrare la porta. Al 35esimo Siciliano ci prova da fuori ma calcia alto, e al 41esimo su punizione Ferretti mette i brividi a Mingardi sfiorando l'incrocio. In avvio di ripresa, al quinto Di Maio lavora un bel pallone al limite e libera il destro che si perde alto sul fondo. Ma al 12esimo lo stesso Di Maio è bravo ad anticipare tutti di testa su punizione di Urbano per il gol del meritato pareggio. Poco dopo è Urbano ancora sul calcio da fermo a sfiorare il palo alla destra di Mingardi, mentre al 17esimo la difesa ospite capitola per la seconda volta. Siciliano crossa da sinistra per Di Maio, Trevisan prova ad anticipare l'attaccante ma devia maldestramente la palla nella propria rete per il vantaggio del Brescello. I parmigiani provano a recuperare e si fanno pericolosi con una bella punizione di Conè deviata da Anceschi, che esalta le doti acrobatiche di Oppici, bravo a togliere la palla dall'incrocio dei pali. Sugli sviluppi dell'azione, contropiede micidiale del Brescello, con De Coq, che solo davanti a Mingardi calcia incredibilmente a lato. Ma il terzo gol è nell'aria e arriva al 30esimo con un gran tiro da fuori di Gozzi che si infila all'incrocio dei pali alla destra di Mingardi. Un gesto tecnico che vale la pena di rivedere. Partita virtualmente chiusa ma che regala ancora emozioni nel finale. De Coq cerca di entrare in area al 32esimo ma va giù dopo un contatto con Dallafiora. Il signor Poli, vicinissimo all'azione, giudica il fallo dentro l'area e decreta il rigore. Sul dischetto va Urbano, che non sbaglia, per il 4-1. Dopo un'azione travolgente sulla sinistra di Siciliano, che scaglia un tiro cross che finisce di poco a lato, arriva il 5-1. Scaravonati, da poco entrato per l'infortunato Pellacini, liberato ancora da Siciliano, ha tutto il tempo per prendere la mira e trafiggere Mingardi in uscita. Alla fine il Brescello gioisce per 3 punti importanti che le permettono di tenere il passo delle concorrenti in una giornata in cui vincono tutte le prime della classe.
al Torelli di Scandiano, partita ad alto livello per la promozione di Girone B. Arriva la capolista Solierese, la Scandianese segue a tre punti in terza posizione. È la partita dell'aggancio per i bianchi di Scandiano, di Emore Iemmi. Una partita dei mille contenuti, inizia forte la capolista, bravo di testa Vezzali, Thomas Ferrari in due tempi controlla la situazione. È un buon momento per la Solierese che da sinistra arriva sempre alla conclusione con Belluzzi, partito probabilmente in posizione di fuorigioco, era stato bravissimo comunque Thomas Ferrari a chiudere lo specchio della porta. La partita nel primo tempo vive un ritmo forsennato, i punti sono pesanti in palio ma nessuno vuole lasciare nulla di intentato. Rezzucchi da destra trova un bellissimo cross sul dischetto, gira Carobbi, il pallone sfila a fil di palo con Neri che controlla. Ancora la Scandianese in un ottimo momento da destra, incerti ancora a cercare la torre Carobbi, questa volta da due passi alza la mira, occasionissima ancora per i bianchi. La Scandianese poi sul fine del primo tempo con Matteo Ferrari dal limite cerca ancora la via del vantaggio, questa volta Neri come può respinge, l'azione finisce in calcio d'angolo. Termina qui un ottimo primo tempo con la Scandianese in pressing. Nel secondo tempo sale leggermente la capolista Solierese che al decimo ha una buona occasione con un tiro cross di Belluzzi su cui Rezzucchi è bravissimo ad anticipare Macchi, decisivo l'intervento del centrocampista della Scandianese che anticipa l'attaccante della Solierese. Dal calcio d'angolo successivo giallo in area della Scandianese, l'incornata di Macchi sembra rete, il direttore di gara in un primo momento Ortese di Ferrara indica il centrocampo, poi una breve consultazione, probabilmente un buon gioco di squadra dei due arbitri, vediamo il no del guardaline Canu di Parma, dalle immagini si vede abbastanza chiaramente che il pallone non ha oltrepassato la linea, quindi ottimo l'intervento di Curti, incredibile, miracoloso il salvataggio. I due direttori di gara si consultano ed è gol annullato. La Solierese però non ci molla, è prima in classifica, lo vuole dimostrare e questa volta al 26esimo con Belluzzi coglie il vantaggio su un bel cross di Jabur, battuto Ferrari con un colpo di testa preciso all'angolino. Scandianese si riversa in attacco, non ci molla, c'è un calcio di punizione, fallo su Matteo Ferrari, dal limite Rizzuto obbliga Neri ad alzare sulla traversa. La Scandianese proverà in tutti i modi a raggiungere il pareggio ma ormai le energie mancano, la Solierese quindi al 48esimo può infierire in contropiede l'azione personale di Belluzzi, in contropiede grande attaccante che chiude al 48esimo la sfida del Torelli. 2-0 finale, esagerato per quanto riguarda il risultato, non meritava la Scandianese assolutamente di perdere, grande prova dei ragazzi di Iemmi, la Solierese comunque si dimostra una capolista cinica e organizzata. Scandianese quindi che alla prova del 9 ha dovuto lasciare strada alla Solierese ma non senza rammarichi, come abbiamo visto lo stesso allenatore Iemmi ha parlato nel dopogara di sconfitta assolutamente immeritata. E allora Borghi, questa Scandianese era attesa al via così in alto, diciamo, perché parlando anche con lo stesso Iemmi che è venuto a trovarci qui in trasmissione qualche settimana fa, lui stesso si era detto, come dire, un po' sorpreso in positivo di essere lì dove è attualmente. Sì, vediamo la classifica. Secondo me sta facendo un campionato incredibile perché è in aste di partenza, nessuno la dava così in alto. Anche se per me ha un attacco composto da Rizzuto, Carobbi che in pochi hanno in promozione, però ha avuto la sfortuna di incontrare una Solierese che in questo momento penso che sia la candidata numero uno a vincere il campionato e quindi non si è battuta, ha avuto una partita, fatto una partita combattuta, ma penso che il Solierese sia troppo più forte in questo momento. Ok, ricordo che si allontana anche il secondo posto perché con la vittoria del Rosselli Mutina le lunghezze da recuperare sono logicamente aumentate. Borghi, capitano dell'Ariese, attualmente infortunato, perché mi spiegavi? Sì, ho rotto il legamento crociato quest'estate, sono stato operato già 2 mesi e mezzo fa, quindi sono in fase di recupero. Rientri più o meno? Febbraio, spero.
Ecco, chiaramente segui le partite della tua squadra. Assolutamente. Ti voglio chiedere, come mai questi su e giù? Ho visto 5 vittorie, 5 sconfitte, credo un paio di pareggi, 2-3 esatto. pareggi. Cioè è una, come dire, prestazione un po' rapsodica, ecco. Ma guarda, io ti dico, il nostro obiettivo secondo me deve essere principalmente la salvezza. È chiaro che abbiamo una buona squadra che può togliersi delle soddisfazioni, però nel momento in cui ce le possiamo togliere solo quando avremo costanza nei risultati. In questo momento non ce l'abbiamo. Spiegarti il motivo non lo so. Abbiamo preso tanti gol. Adesso nelle ultime 3 giornate siamo riusciti a prendere solo un gol. Tra l'altro a Nonantola, partita finita praticamente. Quindi speriamo. Abbiamo 4 partite importanti adesso e farle bene potrebbe voler dire tanto. Ti faccio una domanda secca e schietta. Siete dove vi aspettavate di essere? Secondo me sì. Secondo te sì? Secondo me sì. Ok. Con Galaverni comunque invece il segreto se sì. mi, se sì, mi sì, permetti, prego, Guido. Il segreto della Sogliarese poi lo stesso segreto del Carpaneto, cioè quando arrivi a metà novembre che c'hai uno davanti che è in doppia cifra c'hai un pezzo avanti. Adesso Franchi 17 con i gol di domenica sei arrivato 17. A 17 i secondi sono a 9 Bellucci con i gol di domenica 12 o 13 sì. Cioè quando c'hai uno davanti che è già in doppia cifra a questo punto del campionato sei un pezzo avanti, tanta roba, è tanta roba, è oggettivamente tanta roba. Galaverna, andiamo nell'altro girone che vede impegnate le reggiane. Abbiamo visto il servizio del Brescello. Brescello che vi ricordo è in serie aperta da 9 partite, nelle ultime 9 ha collezionato 7 vittorie e 2 pari. Vediamo la classifica, praticamente ha ripreso le prime, c'è il Montecchio che sta un po' stentando perché come diceva Borghi per quanto riguarda l'Ariese molto probabilmente anche il Montecchio sta facendo fatica a trovare quella continuità di risultati che serve per agganciare il treno dei playoff e poi purtroppo c'è la Castellonovese Meletolese che è ultimissima, non riesce a ingranare neanche con il cambio in panchina. C'è da dire di buono che i playout credo distino un paio di punti, non di più. Galaverna, un bilancio di questo girone, tante pretendenti al primo posto, no? Certo, diciamo che il campionato sta dicendo quello che i pronostici quest'estate dicevano, cioè 5 squadre, sì, forse manca un po' la continuità del Montecchio, ma erano le 5-6 squadre che erano additate per fare un campionato, diciamo, di vertice rispetto al resto del gruppo. I valori stanno uscendo, non mi sorprende la continuità del Brescello perché comunque è un ottimo gruppo, hanno puntato molto anche su giocatori d'esperienza degli anni passati, anche di eccellenza, quindi maggior ragione in promozione fanno bella figura. Poi non ci scordiamo la Piacentina Gazzanese e soprattutto la Piccardo Savoré, che si possono permettere insomma di avere anche dei budget importanti per sì. fare la categoria. E secondo me il Pallavicino è da tenere d'occhio fino in fondo perché comunque è una squadra molto fisica e nel campionato di promozione le squadre fisiche soprattutto nel periodo invernale possono fare la differenza. E in ultimo anche sì. il Carignano, lo posso dire perché ci sono anche giocatori che l'anno scorso facevano parte della nostra squadra, è una squadra ben allenata e soprattutto hanno anche tante potenzialità sia in avanti che a centrocampo. Perfetto, bene così. Gianluca, vengo da te, ci isoliamo un attimo dal discorso promozione e andiamo a parlare delle partite di domani. Esatto, domani sera, sono in programma 2 partite di Coppa Italia d'eccellenza. Alle 14.30 avremo un Rolo Vigor Carpaneto, mentre alle 20.30 Folgore Rubiera Cittadella. In programma domani sera c'è anche il torneo dei presidenti per quanto riguarda la terza categoria, avremo in programma Combricola di Casale, Terre di Canossa, Roteglia Progetto Montagna, Sabbionese Celtic Boys Pratina, queste sono le gare di ritorno. Vorrei ricordare anche che stasera invece è andato di scena l'anticipo sempre del torneo dei presidenti tra Reggio Calcio e Virtus Bagnolo, dove appunto la Reggio Calcio si è imposta per 2-1, ma non è bastato per passare il turno perché all'andata vinse la Virtus Bagnolo per 4-0. Ok, grazie Gianluca, direi che siamo arrivati al momento clou di questa puntata, ovviamente il derby, sto parlando di Campagnola, quindi Arcetana.
Derby da brividi a Campagnola, tra Campagnola e Arcetana. I padroni di casa in tenuta nera con banda trasversale rosa cercano punti per rimanere attaccati alla zona alta della classifica. L'Arcetana, dopo 4 KO di fila, cerca punti per togliersi invece dalle zone calde della classifica. Impegno veramente importante, arbitra il signor Boschi di Bologna. Non c'è tempo nemmeno di sedersi e il Campagnola subito trova l'azione della rete. Dopo pochissimi secondi, Arcetana colta di sorpresa da Carvisiglia, che si incunea dopo un bel passaggio di Bellei nella difesa dell'Arcetana e fulmina con un ottimo diagonale Branchetti. Passati non più di 20 secondi, Campagnola 1, Arcetana 0. Partita importante, quindi il Campagnola subito determinatissimo, festeggiamenti per i ragazzi di Reggiani. Il Campagnola non perde tempo a Dai, se ne va dalla destra, cerca subito di puntare Sabadin, lo salta e con un tocco sotto batte Branchetti. 12 minuti, servito il raddoppio. Sembra che oggi non ci sia partita Campagnola, ma invece ne vedremo assolutamente delle belle. Ancora il Campagnola con Bellei che entra in area, il suo tiro viene spinto da Moggi che salva il terzo gol per il Campagnola. Ancora Dai di tacco, splendido Branchetti, in due tempi riesce a dire di no. Sembra per i ragazzi di Reggiani una formalità. Ancora Dai nel burro della difesa della Cettana, questa volta ancora Branchetti deve inventarsi qualcosa coi piedi per evitare il terzo gol al passivo. Al 29esimo del primo tempo c'è un fallo di Leonardi, nettissimo e anche piuttosto cattivo su Siligardi, è giallo per l'attaccante dell'Arcetana. Sarà fondamentale questa azione ai termini poi della partita, perché vedremo più avanti numerosi episodi molto dubbi. Poi l'Arcetana proprio con Leonardi fa tutto benissimo, poi calcia alto davanti a Taglini. Per il Campagnola comunque non si ferma, Semellini dal fondo mette in mezzo, fa buona guardia la difesa del Campagnola che respinge, c'è una sola squadra, poi c'è un contatto dubbio in area, c'è un controllo di mani di Moggi, protesta il Campagnola, per il signor Boschi di Bologna è tutto regolare, si va negli spogliatoi. Il secondo tempo parte con Sfiati che entra in area, c'è un contrasto con Siligardi per Boschi e calcio di rigore. Nel replay non si riesce a capire bene se il pallone è stato rimpallato, se c'è stato il tocco sul pallone. Per Boschi è rigore, quindi giallo, secondo per Siligardi. Il Campagnola rimane in 10, per Arcetana c'è anche l'occasione di accorciare le distanze. Sul dischetto si presenta Sfiati che spiazza Taglini. Arcetana che riesce ad accorciare le distanze a un quarto d'ora dalla fine, c'è ancora speranza per la squadra di Botta, poi traversa incredibile sulla ribattuta, Corradini non trova lo specchio della porta, Spallanzani da lontano aveva centrato la traversa, poi la Campagnola non riesce clamorosamente con Addae al 34esimo a chiudere i conti, ancora Addae che allarga per Bellei, finta di rientro ma non riesce grazie all'intervento di Moggi a battere a rete. Il Campagnola sta sprecando troppo, poi il fatto che deciderà probabilmente la partita al 42esimo, Leonardi già ammonito, ferma in modo falloso Toscano per il signor Boschi e cartellino giallo. Il problema è che Leonardi era stato ammonito 5 minuti prima, quindi l'arbitro non si accorge della doppia punizione e l'ironia della sorte, proprio Leonardi calcia sul gomito di Addai la punizione del pareggio al 45esimo. A questo punto l'arbitro va a centrocampo, ci sono giustamente i festeggiamenti per la squadra degli ospiti dell'Arcetana, poi il guardaline forse più attento dell'arbitro segnala Boschi che l'11 era già stato ammonito Leonardi e Boschi estrae il cartellino rosso attorno a sguardi increduli sia dell'Arcetana che del Campagnola, perché il giocatore praticamente ha giocato 5 minuti da espulso. A questo punto il Campagnola realizza il fattaccio e un po' il pasticcio di Boschi, iniziano una serie di proteste, naturalmente non si sa perché Boschi torna dal guardaline, non si capisce perché è stato il guardaline stesso un minuto prima a dirgli appunto della doppia ammonizione, non si sa cosa dovrebbero dirsi e ridirsi i due arbitri. Fatto sta che la partita riprenderà per gli ultimi 2 minuti di recupero da centrocampo. In stato confusionale l'arbitro cerca ancora una volta di parlare con il proprio collaboratore, non
cambierà nulla. Grosso errore tecnico dell'arbitro, che se ammetterà, visto che le immagini non valgono i dilettanti, l'errore, la partita sarà da rifare per anche il preannunciato ricorso del Campagnola. Davvero qualcosa di surreale, quindi, quello che è successo domenica a Campagnola, con l'arbitro Boschi che ha ammonito per la prima volta il giocatore dell'Arcetana Leonardi nel primo tempo, la seconda volta all'87esimo, ma invece del rosso gli si dà l'opportunità di tirare la punizione, che ovviamente, ironia della sorte, prende in coccia contro il gomito di Addae e si va a infilare per il definitivo 2-2. Che cosa succede adesso? Visto l'evidente errore tecnico, il Campagnola, una volta realizzato, ha deciso di presentare il ricorso, che, se accolto, porterebbe alla ripetizione, ovvio, della partita. C'è da ricordare che l'arbitro, all'uscita dagli spogliatoi, avrebbe uso il condizionale, perché ovviamente, non essendoci è giusto usare il condizionale, avrebbe confidato i dirigenti del Campagnola di essersi sbagliati, quindi questo logicamente aprirebbe ancora di più le porte alla ripetizione del match. Guido, come lo commentiamo? Ma lo commentiamo che questo signore va assolutamente fermato, va fermato prima che faccia dei danni maggiori, perché se è vero che la dote di un arbitro deve essere la personalità, questo non c'è personalità. Fra lui e l'assistente, che va fermato anche l'assistente, ne hanno combinata, direi, grossissima. Prima di tutto perché l'assistente, se lo chiama là, deve dirgli: guarda che quello lì era già stato ammonito e ha fatto gol su punizione, ma fai finta di niente. Esatto. Perché qui non si è accorto niente nessuno, cioè fai finta di niente. Invece questo, il guardaline lo chiama, gli dice: era stato ammonito, e questo, guardalo, prende sul cartellino, chiama il giocatore e lo espelle. Cioè bastava, cioè non è che io voglio dire contro il Campagnola, però per gestire una situazione di questo tipo. E adesso questo, l'errore tecnico è evidente, evidente. Ma questo è un pasticcio che degli arbitri, dico bene Ivan, cioè certo, in promozione non possono è molto strano anche che i giocatori del Campagnola non si siano accorti della doppia munizione del giocatore, subito, perché è strano, di solito i giocatori, anzi, sono i primi a chiedere la munizione agli avversari, quindi vedersi una doppia munizione lampante, nessuno se n'è accorto. È stato un po' surreale tutta la situazione. Surreale. Ovviamente immagino non sia mai capitato nulla del genere nella tua carriera. Sinceramente no. Borghi? No, neanche a me, assolutamente. Prima volta che sento una cosa di questo tipo. Quindi immagino che anche a casa vi siate un attimo così destati dalle poltrone vedendo quello che è successo. Ma la roba che io dico che è incredibile è che vai a espellere uno dopo che ha fatto gol su punizione, sì. C'è una cosa assurda. Quindi tu assurda. Dici, invece che... No, io dico che andava gestito meglio la situazione, sì. Quando ti sì. Sei accorto dell'errore, farlo almeno, subito. Esatto, dico, non farlo subito così, poi dopo, semmai, vai dentro lo spogliatoio, dico bene, sì, ne sì. Parlate, poi dice, vabbè, adesso metterò l'errore, rifaremo la partita. Gli è sfuggita la situazione di mano. Gli è sfuggita proprio la situazione di mano, cioè è andato a fare pasticcio, è andato a sommare pasticcio, adesso vediamo domani. Però è tutto legato al fatto che se lui ammetterà l'errore, certo. Perché infatti, se non ammette l'errore c'è niente da fare. Io ho usato il condizionale prima e ho ricordato che avrebbe, all'uscita dagli spogliatoi, confidato i dirigenti locali, quindi del Campagnola, di essersi clamorosamente, direi, sbagliato. In caso replicasse queste frasi anche domani, allora si andrebbe ovviamente alla ripetizione del match. La paura, però, attenzione, sì. Poi chiudiamo il discorso, che essendo andato a parlare con l'assistente, la frittata potrebbe anche essere girata, nel senso, questo ha offeso l'assistente ed è stato espulso per questo motivo qua, quindi ma si entrano nei scenari imprevedibili, quindi diciamo che c'è tanta curiosità nell'andare a vedere domani quello che non decideranno, sì. Poi niente, sì. Domani, perché metteranno ricorso e poi andremo a vedere. Intanto andiamoci a sentire invece le interviste ad Addae, a mister Reggiani e a Botta.
Si è appena conclusa la partita tra Campagnola e Arcetana. Siamo con Addae, bomber del Campagnola. Un gol importante e migliore in campo. Si poteva chiudere prima questa partita? Sì, si poteva chiudere prima perché abbiamo avuto un sacco di palle gol e non siamo riusciti a sfruttarli al meglio. Peccato. E lasciamo stare anche l'arbitraggio perché è stata una roba davvero scandalosa. Ha fatto un gol, uno espulso. Incredibile, una roba da matti, però questo fa parte del gioco, fa parte del calcio e quindi andremo avanti, ci metteremo un mattone sopra e vedremo come andrà a finire. Insomma. Grazie mille. Siamo con mister Gianni del Campagnola. Ci può dire appunto un suo commento sulla direzione arbitrale? Secondo me è stata una gestione che non è commentabile. C'è secondo me un errore tecnico perché il giocatore che ha calciato la punizione doveva essere espulso 2 minuti prima per doppia ammonizione e l'arbitro non l'ha espulso, se ne sono accorti quando è stato fatto il gol. Adesso non so la società cosa penserà di fare, ma mi sembra palese l'errore. Possiamo penso recriminare su un rigore non dato per un fallo di mano clamoroso e io vorrei rivedere poi le immagini sul rigore invece che ci ha dato contro, che è costata anche l'espulsione di Siligardi, perché dalla mia posizione ritengo non ci fosse. È il 7° rigore consecutivo che ci danno e io veramente faccio fatica anche ad andare a dire ai giocatori, cioè devo dirgli di spostarsi quando sono in area, ma non fa parte del gioco del calcio. Siamo con mister Botta dell'Arcetana. Un primo tempo sottotono, non si riuscivano a bloccare gli attaccanti sulle fasce. Poi nel secondo tempo l'Arcetana è entrata in campo in modo diverso ed è riuscita ad ottenere il pareggio. Assolutamente sì, guarda, noi abbiamo fatto un primo tempo molto molto scialbo, eravamo molli, non eravamo determinati, ma soprattutto quando imposti una partita e dopo 10 secondi vai sotto 1-0, dopo 5 minuti difesa schierata, 4 contro 1 prendi il secondo, diventa dura, soprattutto una squadra che è molto molto giovane. E abbiamo avuto la fortuna di non prendere il terzo gol, perché comunque bisogna ammettere che nel primo tempo il Campagnola meritava anche di fare il terzo e forse anche il quarto gol. È andata bene così. Nel secondo tempo secondo me la squadra ha meritato il pareggio. Per quanto riguarda il parapiglia finale, io non ho niente da dire, siamo pronti noi. Sicuramente c'è stato qualcosa che non è andato, adesso vedremo in settimana, si vedrà cosa succederà, ma noi siamo tranquilli. A me interessava solamente avere la reazione della mia squadra, basta. Eccoci tornati in diretta con 91esimo minuto. Beh, da lodare senz'altro le parole di Botta, che dice sostanzialmente se è stato onesto nell'ammettere che c'è stato qualcosa di strano nel finale della partita. Chiudiamo il discorso sulla promozione. Gianluca, primo giro SMS per i nostri ospiti. Sì, tantissimi SMS, specialmente per Borghi, tanti saluti. E però leggo subito un messaggio che voglio girare poi a Guido, molto curioso. La colpa è dei giocatori del Campagnola, riferendosi all'episodio che abbiamo visto, perché c'era da creare un putiferio. Una cosa è ammettere l'errore alle squadre, una cosa è farla referto. Che poi sostanzialmente è quello che ha detto Calavera. Non ho capito assolutamente niente. Gianluca. Cioè che la colpa è dei giocatori del Campagnola. Che magari non si sono accorti, no? No, che avrebbero dovuto fare proprio un putiferio in quel caso lì. Sei d'accordo oppure qua? Cioè, insomma, fare un putiferio quando c'è... Perché ha visto il secondo rosso, giallo dato a Leonardo. Andavano a peggiorare le cose in quel momento lì. Cioè, per me no, hanno fatto delle proteste legittime, però civili come vanno fatte. Tanto non è che, anche se facevano... Cioè cosa dovevano fare? Non ho capito, andare a menare l'arbitro? E che probabilmente sarebbe stato di aiuto, tra virgolette, all'arbitro. L'aiuto era se si accorgevano subito dell'espulsione. Ah, tu esatto. Dici quando è il secondo giallo. Vabbè, questo esatto. Io, quello che ho detto io. Esatto, è quello che diceva anche Ivan, però Mauro Reggiani, io gli ho chiesto e lui mi ha detto, però nella concitazione eravamo in 10, dovevamo pareggiare, io la munizione dice non ci tengo dietro in panchina. E Mauro però è l'allenatore, però i giocatori solitamente, come dice giustamente Ivan, sanno quando uno è ammonito 2 volte? Beh, lì sicuramente avrebbero agevolato il compito dell'arbitro, esatto, facendolo notare. Questa è una delle cose strane che non so come mai non sia venuto, perché di solito avviene, certo, anche in Serie A, in Champions League, certo, certo, sono sempre lì a dire, sì, sì, no, l'hai già ammonito, cioè, figuriamoci, lo vogliono. Esatto.
Una domanda per il direttore Galaverna: è vero che quando giocava la chiamavano il Boban della Valdenza? Sì, i tempi passati che furono ormai. No, comunque c'è veramente un amico che ha scritto. Mentre per Borghi, a parte tutti i saluti anche degli amici del Fantasettimi, una domanda: a Rio si vocifera che tu abbia un grande peso sulla scelta degli allenatori, è vero? Oh, questa è una domanda ah, però. No, non è vero assolutamente. Ho un buonissimo rapporto con il nostro presidente, questo è vero, ormai sono anni che sono a Rio, ma non ho mai deciso di salvare un allenatore, questo mai. E qualcun altro dice anche che se domenica Pavesi perde potresti prendere il suo posto. No, non ho il patentino ancora, ci lavorerò, può stare tranquillo il mister che per il momento di sicuro non prenderò il suo posto. Bene così, a posto Gianluca? Sì, direi di sì. Ok, allora Vale, ci torniamo ci a vedere. Siamo in eccellenza e andiamo a vedere nel girone A Carpaneto Rolo e Bibbiano San Polo Carpineti. Il Rolo in tenuta azzurra fa visita alla capolista Carpaneto in maglia scura, una partita proibitiva per il Rolo in porta, l'esordio di Giovannini che sostituirà Accialini squalificato e infortunato. Bellesia torna a disposizione insieme a Pedazzoli in panchina per i ragazzi di Ferbosco in una trasferta proibitiva, ma il calcio, si sa, può sempre riservare delle sorprese. Purtroppo inizia male perché al terzo minuto Franchi dal limite trova l'angolino alla destra di Giovannini. Carpaneto 1, Rolo 0. Sembra una passeggiata per i ragazzi del Carpaneto, invece Rolo con Odoro sotto misura sfiora al 18esimo il pareggio. Il Rolo non ci sta, Borghi dalla distanza su punizione obbliga Corradi alla parata, alla respinta. Nel secondo tempo il Rolo inizia a testa bassa e si vedono subito i frutti. Al secondo minuto Rizvani da destra, questa volta Odoro è bravo sul primo palo con il piattone a ribadire in rete, pareggio istantaneo. Passano poco meno di due minuti e il Rolo con Arrasco in posizione centrale, formato davanti al portiere, si vede ribattere ma questa volta il pallone carambola sui piedi di Formato, sulla respinta del portiere e va nel sacco. Rolo in vantaggio, in tre minuti ha rovesciato le sorti dell'incontro. Poi un curioso episodio: l'arbitro Mescoli di Modena fa riprendere il gioco, non si accorge che il massaggiatore stava passeggiando in mezzo al campo, c'è un po' di confusione, viene fatto uscire il massaggiatore che poveretto voleva solo arrivare alla linea di fondo e l'arbitro ha fischiato l'inizio del gioco. Poi su un tiro cross Fogliazzi trova il pareggio, questa volta Giovannini non sembrava in una posizione perfetta, tiro cross anche abbastanza fortunoso, poi ci pensa Fumasoli con un'azione incredibile personale a trovare il gol del vantaggio. Carpaneto che al 25esimo ritrova il vantaggio sul 3-2, splendida l'azione personale di Fumasoli. C'è tempo anche per il contropiede di Rolo, si era buttato in avanti di Franchi che fissa il risultato sul 4-2. Niente da fare contro la corazzata Carpaneto che dopo 13 gare ha 8 punti vantaggio sulla seconda in classifica. Per il Rolo una prova confortante recuperando gli infortunati, la speranza di togliersi al più presto dalle sabbie mobili della classifica. Terzo successo consecutivo per il Bibbiano San Polo, che tra le mura amiche supera per 2-1 il Carpineti, ora fanalino di coda solitario della classifica. Tre punti che proiettano Attolini e compagni nei piani alti della graduatoria a 4-19 punti. La prima occasione in avvio capita agli ospiti, cross teso dalla destra e incornata di Leoncelli che si perde alta sul fondo. Ma al 28esimo arriva il vantaggio del Bibbiano San Polo. Pagani si avventura in un dribbling, ma sbaglia il disimpegno. Bedotti conquista palla a sinistra e da posizione angolata infila il gol del vantaggio, beffando Pagani che tenta inutilmente di opporsi. Al 32esimo ancora protagonista Pagani che in uscita stende Bedotti appena fuori area rimediando il giallo. Sulla punizione tocco per Lambruschi che lascia partire un destro potente e preciso che si infila all'incrocio. Ma l'arbitro annulla, presumibilmente per fuorigioco. Le immagini non sono decisive, ma effettivamente un giocatore in maglia rossa sembra oltre la linea, anche se forse non influenza la visione di Pagani. Timide proteste del Carpineti qualche minuto dopo per un intervento di Scarpa su Bonini, che sembra però pulito sul pallone. Allo scadere del primo tempo arriva il raddoppio.
a Tolini da sinistra premia l'inserimento di Bedotti, che sotto misura trova lo spiraglio giusto per battere Pagani per il 2-0, che porta le squadre al riposo. In apertura di ripresa Bedotti cerca l'angolino basso con Pagani in uscita, ma la palla finisce fuori di un soffio. Replica il Carpinetti con un'incornata di Orlandini che si stampa sul palo, ma soltanto dopo che il signor Ceriello ha fermato il gioco. Il Carpinetti spinge e all'11° trova il gol che riapre il match con l'incornata di Gazzotti che infila Giaroli a fil di palo. 3 minuti dopo, Barozzi ha la palla del pareggio, ma Giaroli è bravo a respingere di piedi la conclusione dell'attaccante ospite. Sul fronte opposto, Attolini serve Bedotti, che scaglia una bella girata di sinistro, che Pagani è bravo a deviare in angolo. Al 27° sul calcio d'angolo di Cocconi, Orlandini a centro area in corno da buona posizione, ma non riesce a inquadrare la porta. Nel finale Bibbiano controlla la gara, Attolini ha ancora una buona occasione in contropiede, ma Pagani è bravo ad uscire e sventare il pericolo. Terza vittoria di fila quindi per il Bibbiano San Polo, fanno 4 nelle ultime 5 a meno 3 dal quarto posto della Folgore Rubiera. Di contro c'è da dire che il Carpinetti, da quando c'è Liperotti, ha fatto 3 sconfitte quindi nelle ultime 3 gare, evidentemente 8 gol presi, 31 in totale e soltanto 2 segnati. Galaverna, cos'è cambiato in quest'ultimo mese a Bibbiano e San Polo? Ma diciamo che ci stiamo abituando alla categoria. Direi che noi, che il gruppo diciamo dell'anno scorso, con l'inserimento di 3 o 4 ragazzi nuovi che ci stanno dando una grossa mano, ma è cambiato che ci stiamo riabituando al livello e al ritmo dell'eccellenza, nel senso che non c'è tanto il divario tecnico fra eccellenza e promozione, ma è il livello e il ritmo di gioco che chiaramente invece si alza e di parecchio, e secondo me molti ragazzi soprattutto a centrocampo hanno avuto una crescita rispetto al primo mese, ci sono stati dei rientri importanti anche, quindi ha fatto sì che chiaramente la quadratura della squadra sia migliorata. Poi chiaramente c'è anche un discorso di calendario, immagino, di calendario, perché sicuramente la nostra bravura secondo me è stata quella che le partite che dovevamo vincere le abbiamo vinte. Quindi in questo momento la classifica ci sorride, però è un campionato molto complicato, equilibrato. E infatti vediamo la classifica. Non bisogna dar nulla per scontato, ogni domenica bisogna andare determinati su tutti i campi perché si rischia di farsi delle brutte figure. Bene così, Guido, invece cerchiamo... Mamma mia, stavo guardando, ma 35 punti su 39 disponibili... Il Carpanetto, è un'autentica corazzata. Per me sì, è un'autentica corazzata. Sta facendo il vuoto veramente, perché ti facevi i conti. 30... Pareggiato solo con noi con Luzzara. Esatto, 35 punti su 39, 39 disponibili sono tanti. E pensare che c'è chi dice che nella campagna invernale si vorrebbero andare a rinforzare. Adesso ditemi voi: A, che bisogno c'è, e B, al posto di chi? Perché stanno preparando per la Serie D. Guido, cosa dici? Si andranno a rinforzare, a parte che i campionati, e come dicevi buon Trappattoni, non dire mai gatto finché non ce l'hai nel sacco, quindi mi ha sempre aspettare, però da come sta andando, però c'è anche il caso che si vorranno rinforzare anche già poi, sai, uno quando arriva ad avere un certo vantaggio, esatto, vuole anche vedere, capire un po' cosa può fare poi l'anno futuro, l'anno dopo, perché se tu comunque... e vai in Serie D o pensi di andare in Serie D, devi cominciarlo a programmare da gennaio, a dicembre dici vabbè, il campionato dovrei riuscirti quando sei in queste condizioni a portarlo a casa, portarlo a casa, dopo devi cominciare a programmare, perché la Serie D è un mondo a parte rispetto all'eccellenza, soprattutto da quando è scomparsa la seconda categoria di Lega Pro, praticamente la Serie D si è molto più arricchita di talenti. Guido, con te invece mi interessa fare un discorso logicamente sull'altra partita che abbiamo visto, ovvero Carpaneto Rolo, che ironia della sorte si vanno a rincontrare esattamente domani sera per la Coppa Italia di eccellenza. È troppo riduttivo di dire che il Rolo, vi lascio lì due dati, secondo capo di fila, ultima vittoria 25 settembre, un 6-0 contro il Carpinetti.
Che cosa succede a Rolo? Sbagliati acquisti, sbagliato magari scommettere su determinati attaccanti, sbagliato far andare via altri, infortuni, squalifiche, cosa ci mettiamo? Innanzitutto giocano domani pomeriggio alle 2:30, diciamolo, sì. Perché non hanno l'illuminazione. Succede che non tutti gli anni va come, cioè, ogni anno è un campionato a parte, quindi chiaramente ripetersi si fa sempre fatica. Poi quest'anno ne sono successe di tutte di più, insomma, ecco, loro hanno andato via Sarnelli che ha fatto una scelta di vita, hanno preso Formato che per me è un ottimo attaccante, solo che Formato è stato fuori per tanto tempo perché era infortunato. Uh-huh. E poi soprattutto penso che Rolo, quello che stia pagando di più adesso, sia l'infortunio di Visioli. Ecco, Visioli per me è un giocatore fondamentale, un giocatore che in questa categoria ce ne sono pochi, e sta pagando molto questo infortunio di Visioli. Poi gli si è fatto male Bellesia, gli si è fatto male Zigliani, sì, sono tutti giocatori fondamentali, importanti. Cioè, quando ti vengono, quando non c'è una rosa che possa sostenere tutti questi infortuni, che hanno avuti veramente tanti, ci va in difficoltà. Poi quando poi le cose cominciano ad andare male, infatti, ci si mettono anche certi arbitraggi non all'altezza, e dopo, perché abbiamo visto Acciallini, sì. le due giornate di Acciallini mi sembrano un po' esagerate. Sì. Galaverna, non credo voi ci abbiate ancora giocato, ci giocherete? No, è l'ultima del giorno d'andata. Ok, ecco. Ci giocheremo fra 3 domeniche. Voglio fare questo ragionamento. 4. È vero che diciamo virtualmente, potenzialmente, questa squadra è da quartieri alti, ma non è che chi è abituato, come dire, a lottare per i quartieri alti, poi se si trova nelle sabbie mobili gli comincia un po' a tremare le gambe? Perché non è abituato a lottare per quei traguardi. Può essere, ma conoscendo bene l'allenatore non penso che sarà questo il caso. Io sono convinto, e spero che non capiti proprio con noi, ma sono convinto che il Rolo riuscirà a inanellare un filotto per il quale comunque perlomeno si tolga dalle sabbie mobili della zona playout, penso. Dove attualmente è. La qualità è troppo rispetto, sì, diciamo, alla media del campionato. Detto questo, però, i punti vanno poi fatti. Perché, ragazzi, io vi voglio ricordare, ultima vittoria 25 settembre. Sono quasi 2 mesi fa. Cioè, fa impressione questo dato. Sì, diciamo che è ancora presto, dai. Nel senso, hanno ancora tempo per risollevarsi e tornare a fare, insomma, avere una classifica migliore di quella che è attualmente, sicuramente. Ok, Valentina, cosa ci andiamo a vedere? Rimaniamo in eccellenza e andiamo a vedere Casalgrandese Nibbiano a seguire le interviste a mister Cristiani, Perazzi e Marco Ferrari. La Casalgrandese in maglia arancione ospita i biancazzurri del Nibbiano, secondi in classifica, dividono 7 punti in classifica. Partita importante per i ragazzi di Cristiani per continuare un momento magico, si potrebbe accorciare addirittura sulla seconda posizione. I ragazzi reggiani partono molto bene, subito Barbieri si trova il pallone al limite, il suo tiro a giro però è facilmente controllato da Cabrini. Continua a insistere la Casalgrandese, ottimo la primo tempo della squadra reggiana, la punizione di Carrozza va poco a lato dalla porta di Cabrini. I reggiani poi al 20° hanno la più grotta occasione con Vacondio, la punizione, c'è una leggera spinta di Ramundo, riesce a colpire Vacondio, però riesce anche Cabrini con una grande parata a evitare il vantaggio della Casalgrandese. Si fa vivo finalmente il Nibbiano, contatto dubbio in area tra Welle e Cremona, protestano i piacentini per il signor Medri di Cesena, è tutto regolare. Poi altra occasione sui piedi di Vacondio, sugli sviluppi di un calcio d'angolo, il cross di Lionetti sembra stavolta sia buona la posizione di Vacondio, che però da 2 passi non riesce a sfruttare una spizzata di Carrozza. Occasionissima ancora per i reggiani, che avrebbero meritato ampiamente il vantaggio in questa prima parte della gara.
sul finire del primo tempo. Maimone per poco non ne approfitta, bravo Ruopolo, ex Reggiane Sassuolo, ad anticipare la conclusione del centravanti. Si conclude qua il primo tempo, si va alla seconda parte della gara, inizia in avanti, c'è un contatto tra Maliojevic e Boselli, ancora una volta Metri di Cremona non interviene, veniale forse il contatto, comunque non c'è nulla. Si fa vedere finalmente il Nibbiano, questa volta è Toni a dire di no a El Yamani, diagonale velenoso, bravissimo il portiere reggiano a toccare quel che basta per disinnescare la conclusione del giocatore piacentino. Il riflesso del sole non ci dà una mano in queste immagini, però si fa pericolosa al trentesimo il Nibbiano, c'è una girata di Colicchio, bravissimo Toni a dire di no, la palla per i piacentini sarebbe anche andata oltre la linea. Da queste immagini si fa fatica, ma sembra che la parata e la respinta della difesa sia regolare. La partita scende un po' di tono, ci prova il solito Maliojevic di testa ad anticipare sul primo palo il difensore piacentini, la sua girata però finisce a lato. Ci sono le ultime schermaglie, c'è un tiro di Bianchi, bravo però in questo caso, bella la girata di Bianchi, bravo in questo caso Toni a recuperare il pallone. Ultimo attacco, Maliojevic, tiro a giro, 48esimo, il pallone finisce alto. Finisce qua una partita gradevole, primo tempo di ottimo gioco per i reggiani, un punto che fa felice comunque Cristiani e mister Perazzi. Il confronto ad altissimo livello, ma per il nostro girone l'abbiamo superato. Mi piacerebbe dirti delle cose diverse, però la squadra sa che se cala un attimo da quello che si sta facendo, purtroppo rischiamo di buttare via tutto quello che di buono abbiamo creato, per cui viviamo partita dopo partita. Chiaramente l'obiettivo assoluto è la salvezza, e in base a quando e se saremo bravi ad arrivarci, in base a quando arriverà, dopo costruiremo eventualmente qualcos'altro. Sicuramente alla nostra classifica qualche punto manca, ma non di certo i due punti di oggi, perché il pareggio ritengo che sia stato giusto, e sono anche contento della resa della squadra, anche perché abbiamo fatto le ultime due trasferte giocando il primo tempo alla morte, trovando pochi spazi, scontrandoci contro difese chiuse per poi pagare dazio nel secondo tempo, quindi oggi abbiamo provato un po' a invertire l'andazzo della partita. Ci è mancato il gol in certe situazioni nel secondo tempo, però anche loro hanno avuto un paio di occasioni pericolose, quindi alla fine ritengo che il pareggio sia giusto. All'inizio siamo partiti un po' piano, abbiamo sbagliato le prime partite, poi un po' abbiamo recuperato molta gente che era fuori all'inizio, poi ci siamo allenati bene, adesso credo che sia venuto fuori quella che è la nostra squadra. Comunque noi dobbiamo fare il nostro campionato, pensare che un mese fa eravamo comunque in fondo alla classifica, adesso veniamo da una serie di vittorie, anche oggi con il Nibbiano pareggiare in casa, abbiamo dato continuità e dobbiamo continuare così. Sì, il primo tempo abbiamo spinto molto, poi il secondo tempo credo che loro sono venuti un po' fuori, tutto sommato il pareggio è giusto. La Casalgrandese tiene a bada quindi la seconda della classe. Guido, possiamo definire questa squadra la sorpresa di questo girone? Chi? Casalgrandese. No, la Casalgrandese c'ha una buona struttura, ma la Casalgrandese c'ha soprattutto una cosa che non hanno, di cui non possono poi vantarsi, non dico tutti, ma quasi tutti, insomma, che c'è un allenatore che se ne intende di calcio. Che non è mica poco. Che non è poco, cioè, perché qui dicono compriamo i giocatori, ma poi bisogna avere anche il timone, cioè bisogna avere anche quello che li guida. No, Cristiani è un allenatore che sa il fatto suo, sa valutare, sa pesare bene anche le parole con la squadra, e sono cose fondamentali. Nibbiano è una buona squadra, però a me Carpinetti non mi aveva impressionato, ecco. Non ho ancora visto Vigo Carpaneto, però Nibbiano è una squadra, però, che a nomi Ivan, vero, cioè, fa paura. Certo, certo. Parliamo di Arena, parliamo di Ramundo, parliamo di Ruopolo, tutta gente che ha fatto la Serie D, Volpe, piccolo. Giocatori. Come giocatori c'è, però c'è qualcosa probabilmente che non va. Magari è proprio, come dire, nella guida tecnica. Mettiamola per la Casalgrandese, invece, penso che questa sia la sua posizione ideale. Ok. Gianluca,
Allora, ci avevi promesso delle belle chicche di mercato, siamo qui che attendiamo e poi facciamo un giro in prima e seconda. Sì, diciamo che il mercato è in fermento, quindi abbiamo molte trattative, quindi di concreto in effetti abbiamo ancora poco, però diciamo che abbiamo già un acquisto per il Rolo che ha preso un portiere che è Simone Giovannini, classe 85, ex Boca San Lazzaro, Formigine e Castenaso. Poi scendendo di categoria, andando in prima, a Poviglio è stato esonerato Mister Corinto. Sono stati contattati già due o tre allenatori, ma sembra che insomma non sia ancora arrivata la risposta definitiva. Mentre, attenzione, anche in casa Barcaccia, ultimatum per Mister Marchesini, se perde domenica lo scontro diretto contro il Calerno potrebbe saltare. Per quanto riguarda invece mercato giocatori, Gattatico e Calerno appunto in prima categoria stanno muovendo per rinforzare le proprie rose, mentre in seconda categoria in casa Montecavolo ci potrebbero essere degli addii diversi giocatori, già il portiere Blasi e il centrocampista Gioia saluteranno dal primo di dicembre, non è escluso che possano seguirli altri, e mentre potrebbero arrivare alcuni giocatori invece dal Vezzano che invece sta puntando in alto in prima categoria e potrebbe rinforzarsi ulteriormente. Altre trattative, diciamo che per il momento, come dicevo prima, molte voci, attendiamo conferme, magari già dalla prossima settimana avremo ulteriori notizie. Rapido, prima e seconda. Allora, partiamo con la prima categoria, girone B, dove sempre il Boretto a farla da padrone, che vince il derby a Poviglio per 3-0. Questa è stata una giornata un po' dove i derby abbondavano, perché avevamo il derby di Sorbolo tra Sorbolo e Biancazzurra, il derby tra Boca Barco e Barcaccia, vinto proprio dal Boca Barco, che continua a volare in classifica al quinto posto, mentre situazione un po' più critica per Quattro Reggiane, dove abbiamo il Gattatico sempre ultimo in classifica, Povigliese penultimo, Barcaccia e Virtus Calerno, e proprio queste ultime due formazioni si sfideranno domenica. Mentre per quanto riguarda la prima categoria, girone C, abbiamo il pareggio in extremis della Vis San Prospero, che perde terreno dal Manzolino proprio in casa del Guastalla, e un 2-2 che lascia l'amaro in bocca ai ragazzi di Mister Cabrini. La Falc che perde a sorpresa in casa della Quarantolese per 1-0 e perde terreno dalle posizioni di vertice, mentre situazione sempre più complicata per la Virtus Mandrio, che perde a San Prospero di Correggio e rimane ultimo in classifica con soli 3 punti, mentre il Cadel Bosco perde in casa il derby, diciamo, salvezza con il Reggiolo per 1-0, un Reggiolo che prova a risalire un po' la classifica. Per quanto riguarda invece la prima categoria, girone D, sorprendente è la sconfitta del Vezzano, che cede per 4-1 in casa del Savignano, e per fortuna la Flos Frugi fa solo 2-2 in casa del Levizzano, quindi non scappa via, rimane a 3 punti di distanza. Pareggiando tra l'altro al 94esimo con un gol molto contestato. Esatto, esattamente. Perdeva 2-0, ha fatto 2-2. Mentre sale in classifica e raggiunge proprio il Vezzano al terzo posto, la Cerredolese è un po' sorpresa. Un altro pareggio per l'Atletico Montagna, che comunque non rimane molto distante dalle zone playoff, mentre situazione sempre critica per l'Albinea, sempre ultimo in classifica. Permette che chiederti una cosa? Sì, vai. Non è una sorpresa la Cerredolese. La Cerredolese, se non vincerà questo campionato, ci andrà molto vicino.
Sì, diciamo che hanno un blocco storico di giocatori, però... No, mi sbilancio stasera esatto. Mi sbilancio. Ce ne ricorderemo, è molto più breve sulla seconda, proprio sì, stringato. Scendendo esatto. In seconda categoria girone D, c'era lo scontro al vertice tra Levante e team Traversetolo, vinto dal team Traversetolo che raggiunge proprio il Levante in classifica, mentre grande vittoria in rimonta della Campeginese che perdeva in casa per 2-0 col Progetto Intesa, vince per 3-2 grazie a uno scatenato Cecco Dima, autore di una bella doppietta, mentre delude lo Sporting Cavriago che pareggia solo per 1-1 contro la matricola team Carignano. Nel girone E invece sorprende il pareggio del Baiso che dopo 9 vittorie su 9 non va oltre lo 0-0 in casa della Borzanese, rimasta in 10 uomini per l'espulsione di Bomber Amedei, ma diciamo hanno provato ad attaccare soprattutto nel secondo tempo ma non sono riusciti a sfondare, mentre in coda il Puglianello mette 3 punti in cascina importantissimi grazie alla tripletta di Venieri contro il Cavola. F, girone F. Tempo abbiamo... tiranno. Esatto. Allora, la Casal Grande che cede in casa della Soccer Correggese e cede il passo alla Rubierese che invece vince il derby a Masone per 4-1. Un Masone sempre più in crisi e in piena zona play-out. Bene. Io volevo ricordarvi di andare a trovare gli amici di 91esimo minuto da Das Rheingold per una buona birra tedesca dopo allenamento o dopo la partita in via Toschi a Reggio Emilia. Ma adesso qualche minuto di pubblicità, torniamo subito. La Folgore Rubiera vuole continuare la risalita verso i piani alti della classifica. I biancorossi di Ivano Vaccondio oggi ospitano il Salsa Maggiore, squadra invischiata nel fondo classifica ma giovane e assai agguerrita. Partita da prendere con le molle, importante vincere per tenere sotto controllo le prime piazze della classifica. Un buon momento per la Rubierese, si sta oggi continuarlo. Subito Greco cerca in mezzo Spadaccini, anticipato dalla difesa giallo-blu del Salso Maggiore. Poi al 26esimo Rovelli, direttamente dal calcio di punizione, indovina l'angolo basso di Pè e porta in vantaggio la squadra parmigiana. Vantaggio non inatteso, la partita si stava mettendo su un binario di equilibrio pericoloso e alla prima occasione il Salso Maggiore è passato in vantaggio. Ancora sterile la supremazia della Folgore Rubiera, Greco alto dal limite, poi Oksha tiro cross deviato, Bonatti poi smanaccia in calcio d'angolo. Salso Maggiore si temeva squadra agguerrita e così è, poi in contropiede addirittura con Rovelli, bravo questa volta a liberare Tognetti sotto porta, era pronto Barani a ribadire in rete. Finisce qua il primo tempo, un po' di delusione tra il folto pubblico di Rubiera, anche giovani tifose con amiche. Al seguito inizia la ripresa, il Folgore gioca il tutto per tutto, subito Greco tiro cross, fa buona guardia Andrea Bonatti e smanaccia ancora in calcio d'angolo. Da questo angolo incornata di Lusoli che ribatte in rete la parata di Bonatti per il signor Porchia di Bologna, il suo collaboratore è fuori gioco. Difficile da valutare la posizione di Greco e Spadaccini in area piccola, fatto sta che l'arbitro di Bologna annulla. Il Salso Maggiore trova adesso spazio in contropiede pericoloso, Dioni para terra P. Poi dalla destra invece Oksha mette in mezzo, bravo a staccare di testa Pavarotti, neo entrato, alta ancora una volta la conclusione. Non riesce la Folgore a trovare l'azione decisiva, ancora debole la girata di Oksha. Poi al 30esimo Barani crossa per Di Mauro, difesa biancorossa, presa in contropiede il rasoterra, bacia il palo e si accomoda in rete, 2-0 del Salso Maggiore. Partita compromessa anche Greco da due passi, si vede respingere fortunosamente da Bonatti il pallone, non è proprio giornata. Poi c'è una mischia Grillo, ancora una volta Bonatti a dire di no per l'eventuale rete della bandiera della Rubierese. Poi al 43esimo secondo tempo Pè esagera nel palleggio, addirittura va a servire il giocatore del Salso Maggiore Di Mauro che ringrazia. Finisce qui la partita, il Salso Maggiore espugna il Valeriani 3-0. Per la Folgore Rubiera una battuta d'arresto, una lezione che deve servire per il futuro. Domenica una... In eccellenza nel girone A scende a Luzzara l'Axis Valsa di Zola Predosa, i bianchi di casa per un
vittoria, uno scontro diretto per i bassi fondi. Luzzara ha bisogno di vincere, però i bolognesi subito con una splendida azione di Franchini, si fa 40 metri col pallone, indovina l'angolo a sinistra di Fava, 1-0 al 14esimo, doccia fredda a Luzzara, da notare comunque la bella conclusione, splendida azione dell'attaccante dell'Axis Franchini. Poi Uaden al solito cerca di mettere confusione nell'area del Valsa, il suo tiro per un soffio non coglie il pareggio, finisce veramente di poco, troppo poco però per Luzzara nel primo tempo. Nel secondo tempo la palla buona è sui piedi di Nunziata, che da due passi dopo una bella azione di Uaden spedisce alto. Il Zola Predosa al 24esimo trova una combinazione tra Sinani, bravo Fava a dire di no da due passi, poi purtroppo al 24esimo il raddoppio. Casa con l'Axis Valsa, bagno di umiltà invece per quello che riguarda la Folgore Rubiera, che ha perso 3-0 contro il Sasso Maggiore. Ricordo che domenica c'è Rolo proprio contro Folgore Rubiera. Siamo arrivati alla fine, Valentina, saluti. Io ringrazio i nostri ospiti, ringrazio Guido Sani, ringrazio Ivan Galaverna e Sandro Borghi. Buonasera. Da Calcio Reggiano il nostro Gianluca Sbrocchi. Ciao. E dalla regia Riccardo Cocconcelli e Giacomo Iotti. Io vi ricordo la replica domani 17:30, puntata fruibile online più o meno da giovedì su tutti i canali che conoscete. Alla prossima, ciao ciao, buonanotte. In collaborazione con WeatherTech Europe, non il solito tappetino.